oggi cucinati con me. Allora, avrei preso. Ciao bestie, come state? Allora, carote, pomodori, insalata, pollo e un giusto. Non c'è nient'altro. La certosa. Aspettate che guardo la scadenza. 6 giugno, 31 maggio. Prima qual è il 31 maggio? Ciao piccoli. Ups. Ci potrebbe essere un problema in questa live. Vabbè. Mi piace la mia fantastica maglietta che mi è stata regalata da uno di voi. Aia, aia. Ah, mi sono fatta il dolore. Ho battuto gli ossi dei gomiti. Sì, tutto già. Ma no, guarda che è tutto salutare, non avete capito? Pomodori, pollo, insalata, carote. Cioè, raga, è tutto super, mega, iper. Mamma mia, il mio amore! Sparami! Fucile a cannone! Fucile a cannone! Ciao, io sono Mitta. E quando la mia mamma prepara la cena, sono la prima a rubargliela perché ho tanta fame. Ciao, amore mio. Come state, ciccioli? Qualcuno di voi ha fatto la live? Raga, ho male a qualsiasi cosa, voi non potete capire. Non potete capire, ho veramente male a qualsiasi cosa. Vabbè, tutti che salutano la mia amica, perché la mia amica è brava. Dicevo, ma secondo voi, crescenza con fermenti lattici vivi? Ma se è nel mio frigorifero da una settimana, come fanno a essere vivi? Saranno pur morti per i fermenti lattici, no? Dicevo, ha senso mettere la crescenza nell'insalata di pollo? Ah, tu è tutto il giorno che le prendi, te ne vuoi andare? Nessuno... Sasha, Salem, non vogliono vederti. Ciao, io sono Salem, ho preso un sacco di botte. È un reggiseno, avete ragione, dovrei mettere un reggiseno. La mia fantastica ricetta di questa cucina e quindi buonissimissimissimissimo. Pensate che tolgo altro grassino. Buono il grassino. No, non è vero, non ci piace. Salem, scendi. Salem, scendim. Forse devo dirglielo così per farlo scendere. Salem, scendim. Poi ho preso un sacco di sculacciate perché mi ha pisciato nei pupazzi. Vabbè, non dico niente. Non dico veramente niente. Sta facendo la pipì ovunque, poi in camera mia, non in camera di Sasha. Vabbè, quella di Sasha non può entrare. Può entrare solo la mia. Quando non lo becco. Poi si buttano i rimasugli del peperone lì, cos'è? Del pollo. Sale, non ti avvicinare. Ti avvicinare. Si lavano le mani. E siamo pronti per andare avanti con questa fantastica ricetta. Allora, abbiamo tagliato il pollo, come potete vedere. Questo è il pollo tagliato, che va cotto, perché il pollo crudo non penso si possa mangiare la tartare di pollo. Un attimino, devo comprare le mie fantastiche tette. E siccome è pollo, lo possiamo cucinare sulla pentola con le righe, che in realtà non ha un nome, ma proprio si chiama con le righe questa pentola. Ve la faccio vedere. Se non lo sapevate, dovete comprare una pentola con le righe. Brava, così si fa, Charlie, devi prendere. Così poi si interroga, la prossima volta che ci vediamo. Da quando la pentola con le righe? Accendiamo il fuoco della pentola con le righe a misura molto bassa. Cioè, non si dice misura, però tipo a fiamma bassa. E aspettiamo. Ok, abbiamo aspettato abbastanza. Mettiamo un tagliere a lavare e prendiamo uno scola pasta. Ho sbagliato, non so ancora precisamente dove sia la roba in mia. Prendiamo lo scola pasta dalla lavastoviglie. Il mio scola pasta, chiudiamo la lavastoviglie con i piedi, perché se non la chiudete con i piedi non siete nessuno. E prendiamo lo scola pasta allungabile. Avete visto? Solo io un fantastico scola pasta allungabile. Salem, il tuo è, cioè, io non riesco a cucinare perché c'è Salem sul lavandino e io ti appoggio. Adesso faccio vedere. Gli ho messo lo scolapasta addosso e lui sta tranquillamente lì, cioè non gliene frega niente se gli ho messo uno scolapasta addosso. Salem, puoi scendere che devo lavare i pomodori? No, penso che non gli interessi assolutamente scendere da lì e quindi noi lo laveremo. Guardate ora che accendo l'acqua e lui scapperà. Vabbè,
sono le ultime parole famose. Sale, ma ho acceso l'acqua, quindi tu sei un gatto. No, raga! Ah, madonna, non te ne ho più. Ah, mamma, non iglu. Mamma mia, mamma. So un pezzo... Ragazzi, aspettate, perché so un pezzo bellissimo. Sentite adesso quando c'è il ritornello, vi faccio sentire che me lo canto bene. Quelli che sono venuti in Emilia Romagna me l'hanno sentito, eh. Sentite? Oh, wow, 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 wow. Poi adesso ho un altro pezzo, aspettate, però mi giro un po' la testa. Oh, 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 oh. Ho perso un pezzo di cosa. Oh, 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 oh. Non era così. Vabbè, però devo farvi sentire, perché so un pezzo del ritornello fantastico, aspettate. E tanto dovete ballare così, perché se non ballate così non siete nessuno. Potete anche un po' sculettare così, senza il culo, perché mia mamma si è dimenticata di farmelo. Quindi sculettate un po' così senza il culo. E poi riballate così come un pinguino in calore. Fate... Vai, siete pronti? Poi ballate anche un po' così. Così, guarda. Ballate un po' così da... Oddio, com'è bello il mio quadro! E poi fate così, eh. E poi fate un po' così con le gambe. Come quando vi scappa la pipì, avete presente? Oh, mi scappa la pipì, aiuto! È un fantastico ballo, il ballo della pipì. Avete sentito come sono brava a fare il ritornello? Intendevo che ero proprio quello a fare... Lo so, sono bravissima. In tutto questo c'è Salem che stava cercando di andare a mangiare il pollo. Spero non abbia preso un pezzo. No, lo sono imbottito, non ce l'ho proprio in realtà. Allora, visto che l'acqua va, io cambio posto e mi metto a lavare i pomodori. Prima farei la danza del pomodoro, che è palesemente questa, perché i contadini quando raccolgono i pomodori e la terra scotta fanno così per non scottarsi i piedi come in spiaggia. Poi, sì, immagino quanto sei brava a ballare la bifila, un po' ti fai vedere. Ah, e mi raccomando, se dentro i vostri pomodori non c'è il numero 26, non siete nessuno, cioè dovete... Ecco, ok, perfetto. E prendiamo una dose QB, quindi quanto basta per il vostro pollo, quindi... Ancora un po', QB, QB. Ecco, questa è la quantità giusta dei pomodori QB e il resto li mettiamo in frigo, perché QB è QB. Oh, 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 oh. E questo è il fantastico ballo del pettirosso. Devi fare così, oh. Vai, 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 via. Perfetto. E poi laviamo i pomodori QB sotto l'acqua, senza schizzarci. Un po' così. Ne proviamo uno. Poi vedete, sono marci. Poi scopriamo che non sono marci, quindi sono mangiabili. E intanto sono dimenticati che c'è la padella sul fuoco. No, non è che ci siamo dimenticati, è che l'abbiamo scaldata bene. E mettiamo così, lanciamo i cubetti di pollo. Ma quel bel body l'hai rotta? Lanciamo i cubetti così. Perché praticamente hanno una, lanciandoli hanno una bella, un bel attrito, fanno splat. E cuociono meglio, guardate, splat. Un attimino che devo lanciare questi pezzi di pollo, perché devono cuocere bene. Non ne ho lanciato uno fuori dalla cucina. Un attimino. Oh, wow, wow, wow. Perfetto, ragazzi. Era proprio come volevo metterli io. E prendiamo un cucchiaio grande, più o meno così, perché è plotto, e mescoliamo il pollo. In modo che... Poi potete scegliere voi, in modo che... E poi prendiamo una ciotola grande, che si trova nel secondo cassetto, una ciotola grande, perché prendiamo i cuori di lattuga lavata e asciugata. Se vi fidate, avete ragione, non è uscito il capezzolo, è la carta, e rovesciate l'insalata nella ciotola così. Mi raccomando, controllate che non sia rimasto neanche un pezzo di insalata qui, mi raccomando, non si può buttare via il cibo. E buttiamo la plastica nella plastica se fate l'indifferenziata, o la carta nella carta se fate comunque l'indifferenziata. Se i pomodori sono piccoli così e non avete voglia di tagliarli,
non li tagliate e li buttate dentro, proprio scialla così. Tanto non è un problema tanto di mangiarli sacia, quindi chi se ne frega. Poi mettiamo via lo scolapasta, che tanto abbiamo usato solo per i pomodori, quindi... Ma questo era il posto dello scolapasta? Ah, perché ci ho messo i bicchieri. Vabbè, poi troverò un altro posto per lo scolapasta. Mi raccomando, non dimentichiamoci che abbiamo il posto. Ogni tanto mescoliamo e prendiamo una pentola per cucinare le uova. Prendiamo una pentola. Questa è la pentola perfetta per cucinare le uova, perché vedete ha un diametro proprio grosso come da capezzolo a capezzolo, e se praticamente questo è il diametro giusto per una pentola per le uova. È fatto così. E lo mettiamo in un fuoco molto 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 piccolo, tipo là, ho sbagliato, tipo là, e ci mettiamo un pochino di burro, altrimenti l'uovo si attacca. Quindi prendo il burro, ok, lo mettiamo nella pentola, una quantità così di burro, perché altrimenti il burro ingrassa, quindi questa è la quantità di burro giusto per le uova, ok, e mettiamo il burro nella pentola a squagliarci, se no a squagliarsi il burro, e mentre aspettiamo balliamo ancora un attimino così, perfetto. Giriamo il pollo, e come potete vedere si sta cuocendo fantasticamente con le righe. Ok, ottimo. Non dimentichiamoci di ballare ancora. Ok, perfetto. E intanto aspettiamo un attimo che cuocia. Ragazzi, non riesco più a muovermi dopo la live di oggi. Comunque, ecco. Mi spedisci un po' di quel pollo? Non posso, perché è tutto mio. Anzi, è tutto di Sasha, poi se lui se lo mangia tutto. Poi, se cuoce, ho visto che il burro ormai è fuso, un po' come me, diciamo, rompiamo due uova e le gettiamo dentro. Non è successo niente. Non è successo niente, che tipo in pratica nel senso che prendiamo la buccia, e che non sono stata io, e che c'era un pulcino dentro e nel senso non me lo aspettavo, e quindi, cioè, nel senso che praticamente mentre cucinavo, l'avete visto anche voi, è passato il gatto, io sono allergica al gatto, stavo starnutendo e starnutendo ho sbattuto la testa contro la cappa della cucina e non ho preso giusto il bordo del e allora, avete visto quello che è successo. Ma non demordiamo, perché abbiamo un altro uovo. Abbiamo un altro uovo che ora ho un'intelligenza. Lo rompo col coltello. Perfetto. Col coltello non è successo niente. E raga, scusate, ma comunque io direi che se possiamo non pulirlo, perché non trovate anche voi che sia tipo ergonomicamente carino, nel senso, perché sennò tutto argento fa schifo, così ho deciso di mettergli un po' di colore. Beh, giusto. Sì, esatto. E un attimino che smisto l'uovo qua, l'uovo, perché l'altro uovo, come vi ho detto, sapete che sono allergiche ai gatti e quindi non posso tenere i gatti in casa, però oggi ho trovato questo qua in strada, questo gatto nero, mi faceva un po' pena. L'ho portato a casa, ma solo giusto un attimo per cercare un'altra persona. Prendiamo le carotine e questa volta le dividiamo a metà. Sì, infatti è arte, hai ragione, le dividiamo a metà perché sennò sono troppo grosse. E le mettiamo, anzi addirittura in tre parti. Poi se volete una parte potete tranquillamente mangiarvela. Non dimentichiamoci, io non mi sono dimenticata infatti di girare il pollo, nel senso mi sono ricordata sempre. Intendo voi, non dimenticatevi di girare il pollo. Ah, ho spezzato la carota con le mani.
Poi, ok, perfetto. Panza, vedete che bella panza che ho. Come che schifo le carote? Ah, è vero che a te non piacciono le carote. A te non piacciono anche i pomodori, tu non potresti mai venire a mangiare a casa mia. Sì, sì, ho trovato un gatto nero in strada e l'ho portato in casa. L'ho chiamato Salem, ma l'ho preso oggi, poi domani tipo lo do a qualcuno, eh. Allora, un attimino che finisco di tagliare queste carotine. Intanto anche l'uovo si sta sistemando. Ma voi mangiate solo pollo? No, è un caso che ogni volta che faccio una live mangiamo il pollo. Oggi ho comprato anche, raga, il caciucco buitoni. Ma sapete perché? Perché sono 20 anni che vedo la pubblicità della televisione del caciucco buitoni. E allora oggi ho detto, guarda, io voglio assaggiare sto caciucco, perché se al tipo piace, va sott'acqua per prendere il caciucco, allora lo voglio fare anch'io. Allora, intanto l'uovo è quasi pronto. Che palle, poi la dose pulizia nel sabato, devo pulirlo io, se no aspettare sabato con sta piastra qua, che palle. Intanto ci diamo anche il coso. Poi abbiamo preparato anche l'ultimo booster. Ecco cosa stai facendo il giro, tu al booster. E con questo booster, ricordatevi che col cibo non si gioca. Non si gioca col cibo, chi gioca col cibo è uno stronzo. Tagliamo un po' di booster e lo mettiamo dentro nella ciotola. Tanto ragazzi, la mia salata sta venendo una roba ma proprio troppo buona. Troppo buona, poi se volete potete mangiare questo booster. Allora, il pollo è già cotto. L'uovo è cotto, quindi rovesciamo quello che è rimasto dell'uovo praticamente nella pentola. Perfetto. Cosa ci fa lo scotch della mandolino, sale? Io intanto sto guardando la mia fantastica opera che si sta dilatando sempre di più sulla fioriera, cioè non lo so, vabbè, su questa cosa si sta avete capito, espandendo, ma a noi ci piace. E poi volevo vedere infilare anche un po' di crescenza. In realtà non so come si possa fare, perché è fichissimo. Appoggio un attimo qua. No, raga, la catapulta del purè, non so chi se la ricorda la catapulta del purè. Adesso appoggio qua. Poi adesso tra pochissimo stacco, perché è pronto a mangiare. Voglio solo farvi vedere la mia fantastica insalata che porterò sul tavolo. No raga, è un Arturo, scendi dal tavolo. Arturo, bravo, Arturo è sceso. Comunque, questo è la nostra cena. Cioè ragazzi, guardate se non ha un aspetto, mangiami, mangiami. Adesso imbandisco la tavola. Io vi mando un bacio, ma adesso vado a chiamare Sasha, che tipo non gli funziona un programma, era un po' arrabbiatino per registrare. Buona cena a tutti, grazie per avermi fatto compagnia in questo fantastico pollo che sarà meraviglioso. Magari faccio un'altra live più tardi se non registro qualcosa, ma nel caso ve lo dico su Instagram. E detto questo, ci vediamo se venite ai mercati venerdì a Cassano Magnago, sabato mattina, venerdì mattina a Cassano Magnago, sabato mattina a Sesto San Giovanni e domenica pomeriggio a Senago. Se volete venire, sono, raga, ho fatto fare le maglie, non sono stata io, le potete trovare solo al mercato. E la maglia nuova, quella che avete visto con Sasha e i gatti e lo sfondo di tue storie, che è tipo, è bellissima. Detto questo, ciao amori miei, vi mando un bacio grande, 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 puzzacchiate un po', ma vi amo, ciao amori.